che è il dottato. Noi utilizziamo la varietà dottato, è la varietà tipica della zona cosentina ed è riconosciuta come la varietà migliore di tutto il Mediterraneo. Stiamo parlando della qualità, il fico qualitativamente migliore di tutto il Mediterraneo. Parlando del Mediterraneo parliamo di tutto il mondo perché il fico è una pianta che cresce solo nel Mediterraneo, quindi si trova anche in altre zone, ma la principale produzione è qui. Quello del Cosentino, quindi quello calabrese, è superiore a tutti quanti gli altri che sono Turchia, Grecia, Spagna, Tunisia, qui tutte le altre produzioni. Il nostro presenta gli acheni più piccolini, i semini dentro sono più piccolini, sono minuscoli, è ricco di polpa e ha delle proprietà nutrizionali superiori ed eccellenti. Quindi c'è questo fico che c'è da sempre. I miei nonni cominciarono a fare il giro di tutte le campagne del Cosentino per raccogliere questi fichi e vendere il fico bianco del Cosentino. E negli anni poi invece si è sviluppata una serie di lavorazioni perché poi si sono riprese tutte le lavorazioni, le ricette antiche che sono le crocette in primis, che sono tra i più tradizionali, con le noci o con le mandorle, con l'arancia, col cedro e poi anche altri tipi di lavorazioni, le Gianni, vieni crocette, di qua, le coroncine, il pallone di fichi. E nascono poi invece negli anni 80 si comincia a lavorare anche il fico col cioccolato e quindi quando l'azienda poi ha fatto il passaggio nella seconda generazione, quindi mio padre, c'è stata questa innovazione di inserire poi il cioccolato sui fichi e quindi nascono anche i fichi ricoperti di che cioccolato. bella idea. Senti, ma quando eri piccolo e ti rimproveravo tuo padre non ti diceva non hai capito un fico secco, perché si dice così? Io poi mi è venuto subito in mente perché si dice non hai Diciamo capito? che questa espressione qua non l'abbiamo usata mai. Però è vero che si dice non hai capito un Sì, fico però secco. Perché il fico è facile da capire, insomma, forse quindi. perché va a restringersi E quindi è come se un poco di il fico è memoria. facile da capire, quindi diciamo che. Anzi, forse il fico aiuta anche nella memoria, perché tra le proprietà del fico c'è pure questa, Per quei fiori del Il fico non ha fiori, i fiori sono quelli che In realtà, se proprio dobbiamo essere corretti, il fico è un fiore e non è un frutto. A livello diciamo, sì, sono dei fiori, non sono dei Mi fate anche il fiori. miele di fichi, Sì, che è la melassa, anche qui correttamente si chiama melassa di fichi perché il miele, come ben sapete, viene solo dalle api, però ha una struttura simile al miele, quindi viene chiamato miele. Però il nome tecnico è melassa di fichi, che invece è scura e concentrata, anche questo è quando sono secchi dall'albero, no? Il miele alla fine, una goccia di miele, che cos'è Diciamo sì, diciamo che viene, è una sorta di latte, un lattice che viene No, fuori. all'inizio quando si stacca dal No, è quello lì che poi cambia colore, signore, si trasforma. Ci troviamo presso il laboratorio artigianale Marano con Davide Marano perché in occasione, ecco, dell'evento regionale degli artisti, una prima parte dell'incontro si è tenuto qui parlando della lavorazione dei fichi di cioccolata, una lavorazione che vede te alla terza generazione, se non sbaglio. Sì, è un laboratorio artigiano con una storia di 90 anni che si tramanda da tre generazioni. Adesso siamo io con i miei fratelli che continuiamo il lavoro cominciato da mio nonno e continuato e sviluppato molto da mio padre. Come si svolge la lavorazione? Prima abbiamo sentito qualcosa riassumendo al pubblico di Merito TV, come avviene la lavorazione dei fichi di cioccolata? Sì, abbiamo spiegato a un pubblico molto, molto interessato un po' tutte le varie fasi di lavorazione, dalla raccolta del fico dottato, che è la varietà tipica del Cosentino che noi utilizziamo, poi la trasformazione che avviene qui nei nostri laboratori e quindi una cottura al forno che serve per sterilizzare naturalmente il prodotto e poi viene lavorato con le antiche ricette dei nostri nonni, oppure con ricette più moderne create da mio padre, quindi quelle col cioccolato,
e altri ingredienti tipici della nostra regione. Si parla anche di un liquore che è stato brevettato in famiglia, di tradizione, che, con cui vengono imbevuti questi fichi. Non vogliamo sapere gli ingredienti, ma chi lo inventò, il nome del nonno? Sì, questa è una ricetta inventata dai miei nonni, quindi Bartolo Marano, che era mio nonno, insieme a mia nonna Raffaella. Loro inventarono questa sorta di sciroppo, questa glassa che viene utilizzata sui fichi e che quindi è esclusiva dei fratelli Marano, la nostra ricetta segreta. E quindi dà al prodotto una cosa che nessun altro può dare, perché è una ricetta brevettata da noi, insomma. In conclusione, perché mangiare i fichi in generale e poi i fichi di cioccolata? Allora, mangiarli intanto perché è un prodotto storico, millenario della nostra tradizione, quindi è importante portare avanti le nostre tradizioni e i prodotti della nostra terra, le eccellenze della nostra terra. E poi mangiarlo anche perché è un prodotto sano, completamente artigianale, fatto a mano, e ricco sì di zuccheri, però zuccheri naturali, quindi facilmente smaltibili, è molto molto meglio rispetto a tanti prodotti che invece vengono dal settore industriale.